C'era una volta una bellissima volpe che amava passeggiare per essere ammirata dalle altre. Un giorno, mentre camminava spensierata, non si accorse di una tagliola nascosta in un cespuglio e la sua coda rimase incastrata. D'istinto fece un salto per liberarsi e la coda si mozzò. Corse subito a casa per non essere vista da nessuno, perché per lei era una vergogna. Cominciò a disperarsi e a pensare che con la perdita della coda avrebbe perso anche la sua bellezza e la sua voglia di vivere. Una mattina però pensò: se anche le altre volpi perdessero la coda, io non mi sentirei più inferiore, ed organizzò un incontro con tutte le volpi della zona. Vi ho riunite tutte perché voglio rendervi partecipi della mia scoperta. E di cosa si tratta? Chiesero a gran voce le volpi. Sapete tutte che ho perso la coda e da quel giorno la mia vita è cambiata, ed in meglio. Ma cosa dici? Ne sei sicura? Domandarono le volpi. Sì, ho capito che la coda non solo è brutta da vedere, ma è anche un peso inutile. Tagliatela anche voi e la vostra vita migliorerà. Le volpi si guardarono poco convinte e dissero: cara amica, se tu non avessi perso la coda, non ci avresti mai dato un consiglio del genere. E se ne andarono. La volpe tornò a casa triste e le scese una lacrimuccia. Che cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che ci sono persone che danno consigli non per bontà, ma per il loro tornaconto. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.